non ci sarei andato comunque, quindi per me è irrilevante. G maiuscola, minuscola. Vigar mid, entrambi flash TP, lane abbastanza standard, scaliamo entrambi, vediamo. Lui forse ha un mid game più forte del mio per via del Glacial. Vedremo, perché se no boss fuck. Guarda, ti vorrei far vedere i game dei Rivals e vedere chi era il nabbo tra i 5. È quando conta che devi essere forte, non in solo queue. Puoi anche essere challenger in solo queue, ma se poi prendi il cazzo tutti i game dei Rivals, sinceramente, non so. È come mangi a merda e ti devi mangiare oro, capito? È come Wesco che si crede forte a poker. Non è per lui sto gioco. Un flame mirato, ovviamente questo era fatto. Aio. Non voglio far arrivare la wave sotto torre. Quindi cerco di pusharla prima. Ok, ha gankato Tarandol. Stavo per dire in teoria non dovrebbe vincere early game a fare kill. Però buono doppio su Zeal. Gank di Tarandol. Hai ragione, vincere l'unico in flip come te è talento. Guarda. Ti assicuro che vinci più flip tu di me. Guarda Poker Tracker. Reinstalla Poker Tracker. Reinstalla Poker Tracker. E vediamo come runni. Reinstalla Poker Tracker e vediamo come runni, guarda. Ce l'ho, perfetto. Poi mi fai vedere i BB su 100, ma su 20k mani, no su 30k mani, perché anche oggi li farei vedere guardato sotto di 45 buie dove vincerne 16. Cioè, ma sono poche mani. Bro. Boh, credo sia war, sinceramente. Non volevo flashare pure io dentro perché mi sembrava una cazzata, sinceramente. Un'altra volta, sinceramente. Cazzo. TP. Ma più mani mate, vai su 20k mani. 20-30k mani e facciamo il resoconto se vuoi. Ti ricordo che poi ho messo le palle in testa in 1v1, ma quando ho giocato Nico che è un champion che non ho mai giocato per tutte le season. Ma l'hai scelto tu il champion? Mi ha messo le palle in testa con un champion che lui ha giocato tutte le season e che non ho mai giocato. E stava per perdere. By the way. Siete veramente strani, ragazzi. Quando l'ho battuto con Yasuo contro Yasuo, ho voluto la rivincita. Abbiamo detto, best of 1. No, rifacciamola, rifacciamola. Vi siete scordati quando abbiamo giocato Ryze contro Caitlyn? Vi ricordate solo quello che volete. Non mi ha fatto la E qua. Wow. Ma che strano, non mi ha fatto lei. Vado di Roa. Ma in realtà mi sa che rimango. Ma sì, tanto non posso farci nulla. Ho ancora una pozione. Wave col cannone. Tra poco facciamo il 6.
Posso avere entrambi gli item della Catalyst a poco. Cioè della Roa. Manca poco, regalerò con entrambi, 1950 se non sbaglio, sì. Vabbè, Zirai è stato gancato da Trandol e mo sta snowballando. Ci mancherebbe non snowballassero sta lane comunque, cioè. Oh my bad. Per il minion felato non prenderò entrambi gli item, visto. Aspetto i soldi in base. Ok. Darkseal è greedy, ma credo che sia molto meglio in realtà buildare Darkseal piuttosto che Crafting. C'è qualcuno mid? O se lui regala a me va bene qua. La frizziamo. Mokai è molto forte, però deve avere un matchup abbastanza buono. Cioè non vince a caso. Veigar credo sia andato back. Nah, dude. Unlucky. Non è che ha preso lo showdown e Zia, guarda. Che max come seconda? Non ho intenzione di fare una cosa che potrebbe portarmi ad andare behind, che è quella di... Mo ve lo dico, aspettate un secondo. Che sembra una cazzata, mo regalo subito con la roba, almeno così la stacco. Che sembra una cazzata, ma fare la R into Veigar è, è sbagliato perché, soprattutto a livello 8, se dovessi gankare Volibear sarei morto. Per via del... della sua E. Quindi dovrei flashare via. Quindi è molto molto importante non fare l'era in. Grazie mille, Shio. Mad, ma tu che cos'è, Madry? Dopo se te va facciamo un occhio se sei tipo D2, D3. Grazie mille, Shio. Twitch Prime 15 mesi. Ribenvenuto alle canicale, bro. Grazie mille del supporto. Ciao, Jack. Grazie, Jack. Grazie, Shio. Tipo, adesso credo di poterlo fare perché... Lui sta giocando un po' troppo male. Infatti. Poi sto appena tornando lane, quindi era abbastanza impossibile ci fosse. Ok. Prossimo gol voglio farlo con la tier e con le scarpe, quindi se riesco a tirarlo con 1900 sarebbe perfetto. Ho trollato giù da malissimo, vabbè, fine. Però buona, ottima posizione da parte nostra qui. Abbiamo perso una wave, però abbiamo giocato super bene qua. Sapevo se sarebbero andati in qua loro.
Potevo giocare molto meglio però. Però ottimo magro. Ottimo, ottimo magro. Vega, non c'è neanche il TP. Potrei anche pensare di andare di Dark Seal. Diga. Lasciatemi il sub e benvenuto alle cagne di cane. L'Herald mi piace. Manfro 33 con Twitch Prime al primo mese. Grazie mille Manfro, ribenvenuto nei canicane bro, grazie mille del supporto. Dovrei regallare io. Puccio, sta web regallo assolutamente. Almeno dopo un po' di primo mid ai miei teammates. Grazie mille Afro. X Kikuneko. Con l'os di 5 spettatori. Grazie mille X Kikuneko magari. Kikuneko. Kikuneko. Me lo fate uno shoutout per favore a Kiku? Sì, devo per forza buildare le scarpe. Sarebbe stato molto molto carino buildare in realtà Lost Chapter. Ma siamo già tanto head, quindi credo vada bene buildare scarpe. Prenderemo high speed. Forse potevo giocarla meglio. Wesk, ma perché tratti male? Ma soprattutto, Kune, scusami tanto se... Kuke, scusami... Kikuneko! Salve a tutti, felice di aver ridato un altro giocatore di LoL. Grazie mille, Kiku. Scusami se Weskog è un po' spinto o ma è un ragazzo che... è un po' tossicherello. Spero non sia un problema. Ma vuoi che... arriviamo qua. No, c'ho mana. Non sono riuscito a fare la ultima. Comunque sono picciato quei dassi. Ho fatto tipo una cosa. Ah no, io non so se non lo abbia. Ognuno è fatto a modo suo, presumo. Sì, sì. Grazie mille Lost comunque. Che lane giochi tu? Non si fa mai Jay su Castellin. Beh, quando c'è il Draxiale che non hai troppe kill. Boh, lo potrei fare in realtà pure sto game, però... è un po' difficile perché sta snowballando la bot. Quindi. Secondo me. Non sto snowballando io, quindi. Preferisco non farlo.
Pensando contro 3 senza mana dando showdown. Ma il mana ce l'avrei avuto con la W e l'accusa che si è creato Vayne. Con la R, capito? Io ero andato dentro per shottare Vayne, solo che non l'ho presa di R. Perché non conosco bene il range di hit di Kassadin di R. Il problema di Kassadin è che se tu fai la R qua, vedi, ti va comunque max range. Quindi, cioè, invece di non fartela, capito, ti va max range. Capisci qual è la cosa? Cioè, nel senso, ci sono skill che se tu fai la clicchi R qua adesso, non te la fa. Ti porta avanti, ti porta fino a qua, e poi quando sei range te la fa. Invece Kassadin non è così. Per dirti. Vedi Gulrock che mi refullo il mana. Per quello ero entrato su ben prima. Andiamo all'Archangel. Nice. Devo scappare a mangiare, ma non ti sono in live e riposterò sicuramente. Ciao Kiru. Kiku, Kiku, no Kiru. Grazie mille dell'host, veramente. Buona cena, buona cena. Niente da dire, Kiru, non so per quale motivo. È cambiato come persona, comunque giochi contro le francesi azzurri. No, no, queste cose in questa streaming, Gulrock, per cortesia. Per cortesia. Ma ti vedo diverso, hai cambiato gli occhiali? Sì, ho cambiato montatura. Dopo che mi sono montato quella troia di tua madre. No, bro, scherzo. Come stai, mate? È da tanto che c'è, cioè, passi non passi. Come stai? Sul sì. Appena finisce tutto e si sta tranquilli, organizziamo un viaggetto con frene, eh. Lo faccio guidare, sia la volta buona che mi ammazza questa volta. Ma io sono toxic con sul sì, non lo conosco. Abbiamo condiviso lo stesso letto, capisci la differenza, bro? Ah, come tu dicevi, io imparerei prima e poi il mio nick, sono fiduciosa, vedremo, vedremo. Kiku Neko, boom. Kiku, ma sono un genio, già fatto. Basta dividerlo in due. Siete amanti? No, no, siamo amici, siamo amici. Con lui ho condiviso i miei primi 200 euro, no, 100 euro al casino. Ora erano 50 test, mica mi ricordo. Comunque ho condiviso i miei primi soldi Ike Bet al casino. 100 euro, 150 euro a botta sulla roulette. L'ultimo tiro, vi fidate di me, vi fidate di me. 700 euro sulla roulette. Sulzi, porco. Per forza, Sulzi, cazzo. Se si fidati, fidati. No, erano 400 euro forse, non 700. Ma poi la cosa bella è la faccia, fai vabbè, vabbè. Comunque tilti molto di meno. Tilti molto di meno al casino rispetto alle slot online, by the way. Hai droppato, GG bro, nice. Contatto per te. Arrivo. Ho anche le stack. Ma Vayne sta fusciando Cristo della Madonna lassù. Stiamo trollando il game qua. Vayne ha preso
Una marea di cose, top. E mo? Cazzo di... Via. Caccio cacchio. Quanto manca l'archangelo? È ancora un bel po'. Facciamo qua. Qua. Serve il mio aiuto? Adesso lo devi immaginare perché... Alla fine forse è troppo early, cioè troppo late per fare il magia, però. Nice. L'ho pushato sta wave, almeno ci mette di meno. Arrivo. Può buildare anch'io. Concordo. Mi hanno cincicciato. Ci ho provato con tutto me stesso. Appena abito il Magi, arriva la cazzata. Porca puttana, è cazzata. Mi hanno proprio cincicciato. Can't win all games, cazzo. Cincicciato. Quello è che incicciato. Chain con l'H e mezzo. Arrivo ai TP, arrivo ai TP, go. On my way. Tipo. Lo sto che mi hanno vinto tutti, cioè bot è andata dead solo perché l'ha gankata il jungler, però cioè bot non è andata dead 2v2, l'ha gankata il jungler e è andata dead. Io Vega gli ho rotto il culo invece. Aspetta. Oh cazzo, close. Me l'ha pure stilata! Oh pezzo di... Basta che non abbiamo giocato bene, ragazzi. Eravamo contro Vega e abbiamo preso una marea di prio. Non so se ci avete fatto caso, ma early game avevamo 15 CS in più di lui, eh. Cioè, ma voi queste cose non ci fate caso, scusatemi. È vero, vi chiedo scusa. Voi queste cose non ci fate caso. 15 forse no, 10.